Buonasera a tutti, benvenuti a Cartellino Rosa Show, la prima puntata di Cartellino Rosa Show. Dopo che l'anno scorso ci siamo visti durante Good Morning Milano, quest'anno abbiamo 30 minuti dedicati al calcio femminile meneghino e comunque nei dintorni della città metropolitana. E infatti oggi, tra l'altro, per questa prima puntata non sono da solo, ma ho un ospite d'eccezione, cioè con me Susanna Ciocca, giocatrice della Pro Sesto femminile, squadra partecipante al campionato di Serie B. Susanna, giocatrice, non specifico il tuo ruolo perché non è ben definito. Esattamente, ho sempre giocato come difensore, sia terzino sia difensore centrale. Quest'anno però il mister mi ha visto anche bene in altri ruoli, ovvero mi ha fatto provare davanti alla difesa, quindi come mediano, oppure come mezzala. E sinceramente apprezzo anche la fiducia comunque nel provarmi in altri ruoli perché cioè, è comunque impegnativo scostarmi dal mio solito e niente, sono contenta di questo. Tra l'altro, appunto, tu sei giovanissima, quindi comunque provare vari ruoli ti aiuterà poi nel percorso di tutta la tua carriera perché sei una classe 2003. Come è nata la tua passione per il calcio, però? Cosa ti ha portato alla fine fino ai nostri studi? Allora, ho iniziato da piccolina a giocare all'oratorio con gli animatori, con gli altri bambini e niente, in realtà in prima elementare che volevo iniziare quell'anno mi sono rotta il braccio proprio in porta giocando a calcio all'oratorio, però quindi quell'anno è andato così. In E seconda lì hai deciso di non fare il portiere. Esattamente, cioè ho capito che non era la mia vocazione. Poi però in seconda elementare mi hanno portato i miei genitori a fare un provino. Niente, mi è piaciuto davvero, era il mio sport e quindi ho iniziato a giocare. I miei genitori sono stati subito d'accordo perché sinceramente al momento non è così scontato per molte bambine, molti genitori ancora vedono il calcio come uno sport da maschi, quindi non è detto che li lasciano giocare, però io mi sono sempre sentita sinceramente molto supportata, quindi ho iniziato sin da subito, quindi a 6-7 anni. Quindi ti sei fatta poi tutta la trafila delle giovanili fino appunto Sì. alla Pro Sesto. Ma adesso andiamo a parlare un attimo del campionato, perché questo weekend si è giocata la terza giornata di Serie A femminile. Andiamo a vedere quindi subito i risultati di questo weekend, che per le milanesi è andato anche più che bene. Infatti il Milan vince a Roma contro la Lazio per 8-1, risultato clamoroso. La Roma, l'altra squadra della capitale, vince 2-1 con il Pomigliano. Il Sassuolo batte 2-0 la Sampdoria, mentre l'Inter, le nerazzurre, calano il poker sull'Empoli 4-1 in Toscana, una partita davvero dominata. Il Napoli femminile conquista 3 punti, salvezze importantissimi grazie alla vittoria di misura contro la Fiorentina. E infine la solita Juventus vince, non è una novità, contro il Verona per 3-0. Andiamo a vedere poi nello specifico i risultati proprio delle due milanesi. Vediamo subito in grafica qua la vittoria del Milan che risalta su tutte, 8 gol, 4 per tempo tra l'altro delle rossonere, che hanno avuto davvero pochi problemi a superare la difesa biancoceleste, troppo troppo disattenta, con Bochete, Adami che hanno servito assist su tutti, poi la spagnola è anche andata in gol, ma risalta il poker di Capitan Giacinti e la doppietta di Lindsay Thomas, la francese finalmente si sblocca in campionato con la maglia del Milan. E poi una gioia anche per Serena Cortesi, giocatrice classe 2001, arrivata l'anno scorso in prestito dall'Orobica, e ha pennellato con una bellissima punizione la partita, siglando l'ottavo gol. L'Inter, da canto suo, invece cala il poker sul campo dell'Empoli, in gol Pandini, Tappin dopo un calcio d'angolo, Corcioni direttamente dal dischetto dopo che Marinelli si era procurata il calcio di rigore, e poi Bonetti nella ripresa che ha siglato il gol del 4-0, inutile il gol bandiera poi delle Toscane, che però nel corso dei 90 minuti hanno anche sbagliato 2 rigori, prima con Prugna nel primo tempo e poi con Asia Bragonzi, Empoli che non è partito bene, a differenza di Inter e Milan, che poi andremo a vedere più tardi la classifica, hanno già collezionato 9 punti nelle prime 3 giornate. Ce l'abbiamo già qui la classifica, vediamo appunto subito Milan, Juventus, Inter, Sassuolo e Roma a punteggio pieno, quindi milanesi in grande sfolvero, mentre invece nelle ultime parti basse abbiamo Fiorentina, Lazio e Hellas Verona ancora a 0 punti, 3 sconfitte per loro. Ma torniamo un attimo qui da Susanna, prima di comunque vedere la programmazione della prossima giornata. Per
perché la Serie A quest'anno appunto ha ripreso, l'anno scorso si è giocata tutta dall'inizio alla fine, tu però sei dovuta rimanere ferma a causa appunto del Covid, delle varie zone rosse, però hai anche provato una nuova esperienza nel corso dell'anno. Sì, allora abbiamo iniziato con il campionato di promozione a 11, tuttavia è stato interrotto, come hai detto tu, per causa Covid, poiché non era un campionato nazionale e come sappiamo i campionati non nazionali sono stati interrotti. Quindi il nostro presidente, per farci giocare in qualche modo, ci ha iscritto a un campionato di calcio a 5, under 19, e ho iniziato questa esperienza da febbraio a giugno. Prima con la Coppa Italia abbiamo iniziato e poi con il campionato vero e proprio. Ed è stato comunque sia davvero interessante. Se posso, è completamente un altro sport il calcio a 11 dal calcio a 5. Spazi diversi, ovviamente. È un modo anche di respirare diverso nel campo, quindi una preparazione comunque atletica diversa da dover portare in campo. Però beh, ci sono ovviamente state cose da imparare nel calcio a 5 che spero di essermi portata poi nel calcio a 11. Assolutamente, perché poi alla fine sei tornata sul manto verde perché ti mancava troppo. Sì. Invece prima ti piace di più anche, no, il calcio a 11 rispetto a quella 5. Sì, sì, come ho detto, sono due sport completamente diversi e ritengo che il mio sport, quello che mi piace fare, sia il calcio a 11, assolutamente. Anche perché, visto l'allenatore che hai quest'anno, ti vorrà far provare tutti gli 11 ruoli nel calcio a 5, invece ne avevi a disposizione di meno. Andiamo quindi dunque a vedere la programmazione poi della quarta giornata di Serie A femminile, che tra l'altro non si disputerà il prossimo weekend, perché avremo prima la nazionale, che il 17 giocherà contro la Moldavia e poi il 21 contro la Croazia, ma andremo a vedere poi le convocazioni azzurre. Ecco qui la quarta giornata di Serie A femminile, e soprattutto andiamo a vedere contro chi giocheranno poi i milanesi, perché il Milan avrà una grande partita contro il Sassuolo e l'Inter di conseguenza pure, perché affronterà le giallorosse, la Roma. Primo grande test per la squadra di Rita Guarino, poi potete vedere anche tutte le altre gare del weekend che sicuramente ci regaleranno soddisfazioni e grandi emozioni, soprattutto in ottica classifica. Ma lasciamo perdere un po' la Serie A, perché appunto oggi sei qui con noi, giochi nella Pro Sesto, squadra di Serie B, passiamo proprio al campionato cadetto. Ma come ci sei arrivata alla squadra di Sesto San Giovanni? Beh, sicuramente non direttamente, nel senso che c'è stato proprio un percorso, ovviamente avendo concluso un campionato di calcio a 5, dovevo, come ho già detto, rimettermi in un campionato a 11. E in realtà ho sentito parlare della Pro Sesto poi da una mia amica, nel senso che è capitato un po' tutto all'improvviso. Quindi vabbè, mi sono proposta io, quindi ho fatto un paio di telefonate tramite mio papà, che posso considerarlo in realtà il mio agente personale. E niente, a giugno sono andata a fare un paio di allenamenti, comunque un paio di settimane, e sinceramente mi sono trovata bene sin da subito, cioè l'ho considerato un bell'ambiente anche perché comunque sia venivano da una promozione, dalla vittoria del campionato, quindi era un clima anche abbastanza sereno, almeno per come l'ho percepito. E quindi niente, ho chiesto di giocare, mi hanno detto sì sì, vieni pure, e ero rimasta con l'idea appunto di giocare in primavera. Poi a luglio improvvisamente mi è arrivata una chiamata e mi hanno detto ti aggreghiamo alla prima squadra, quindi ero in vacanza tranquillissima, un attimo ho pensato cavolo, cioè una grande responsabilità in qualsiasi caso. Però sinceramente ero davvero emozionata, cioè ero felice. Assolutamente, perché appunto magari ti aspettavi di fare il campionato primavera, che comunque era nazionale, quindi comunque di alto livello, però poi la conferma, poi la Serie B comunque è un campionato assolutamente di livello. Tra l'altro adesso andiamo a leggere subito i risultati della prima giornata, perché si è iniziata questa domenica. Quindi adesso ecco qui la nostra grafica, il Cortefranca nell'anticipo delle 13 ha pareggiato 3-3 contro la Roma, questo un po' per far capire l'equilibrio di questa stagione. Il Como ha vinto di misura col Cittadella grazie a un rigore di Picchi
mentre il Brescia ha pareggiato 2-2 con il Ravenna in extremis nel secondo tempo. Il Chievo, eccoci qua, purtroppo per noi ha battuto la Pro Sesto 1-0, la Pink Bar in rimonta ha battuto 2-1 il Palermo, San Marino la vittoria più netta di questo weekend 3-0 sulla Sassari Torres, e infine il Tavagnacco che ha battuto il Cesena, cioè ha pareggiato col Cesena, scusate, 1-1, e quindi si prendono un punto per parte. Passiamo a questo punto, ecco qui la grafica del risultato che purtroppo segna il gol di Marinic che ha deciso la partita. Ce la racconti un po', come ti è sembrata comunque la gara? Beh, come partita mi è sembrata assolutamente combattuta, anche se ritengo che abbiamo giocato, almeno a me, cioè siamo piaciute davvero. Ovviamente c'è ancora da crescere, ma siamo alla prima giornata di campionato, quindi assolutamente siamo all'inizio. Ovviamente il Chievo era una squadra di grande esperienza per il campionato di Serie B e dati i risultati dell'anno scorso, quest'anno comunque gli acquisti che hanno fatto, la squadra che hanno creato era per raggiungere un livello in, diciamo, in classifica abbastanza alto. Quindi in qualsiasi caso è stata una bella prova. E di sicuro c'è da imparare da questa prestazione, ripeto, è una sconfitta, ma in qualsiasi caso sono positiva per il futuro. Assolutamente, poi appunto come hai detto tu, il Chievo Verona è una delle candidate comunque alle zone alte della classifica e la protesta appunto manca magari un po' di esperienza, ma che si farà sicuramente nel corso della stagione. Tra l'altro ecco qui che ci arriva subito la classifica dopo questa prima giornata, che vede il San Marino, la Pink e proprio il Chievo con il Como in testa a 3 punti. Adesso la Pro Sesto è ancora nelle zone basse, però come dice poi la programmazione di fianco ci saranno altre chance, anche se ci è arrivata la notizia in preparazione proprio di questo programma che è stata rinviata la partita contro la Pink Bari. Quindi non si giocherà perché le pugliesi hanno chiesto di rinviarla perché hanno 5 giocatrici in nazionale e quindi si slitterà di 2 settimane alla partita contro il Cesena. Quindi avrete anche una settimana comunque in più per prepararla e arriverete magari anche più riposate. Come vedi appunto magari la partita contro le romagnole? Beh, senz'altro sono una squadra che gioca molto bene palla a terra. Quindi sarà sicuramente da studiare e saranno da studiare i punti deboli della squadra per poter creare il nostro gioco proprio in occasione di questa partita. Come hai detto tu, abbiamo 2 settimane proprio perché la partita contro il Pink è stata, diciamo così, annullata per il momento. E abbiamo tutto questo tempo proprio per creare un gioco che possa affrontare il Cesena. Intanto magari riprendiamo un attimo la programmazione così vediamo le altre gare in programma comunque il prossimo weekend, perché comunque la Serie B non si ferma. Infatti avremo Cesena-Como, Cittadella-Chievo-Verona, Palermo-Cortefranca, Ravenna-San Marino, Roma Calcio Femminile-Tavagnacco e Sassari-Torres-Brescia Calcio Femminile. Quindi questo è un po' il programma poi della seconda giornata che andrà poi sui campi il 19, domenica 19, ma venerdì scorso sono stati sorteggiati anche i gironi di Coppa Italia. Voi tra l'altro avete vinto il preliminare contro Cortefranca, l'altra squadra che aveva vinto il suo girone, il girone B, nel suo caso di Serie C. Ne parlavamo prima, era stato un po' un derby per decidere il campione del nord alla fine. Sì, perché allora questo ovviamente mi arriva dalle notizie, perché io l'anno scorso proprio non giocavo alla Pro Sesto, ma mi è stato riferito che comunque sia sono le due squadre che hanno dominato in tutto e per tutto i loro gironi, hanno vinto appunto con giornate di anticipo. E senz'altro questa partita secondo me è stata anche una partita, diciamo così, di orgoglio, come hai detto tu, nel senso che cioè si andava a determinare, ecco, la campionessa del nord dei due gironi. Quindi è stata combattuta senz'altro. È stata bella da vedere comunque sia, cioè la determinazione appunto, la forza che ci si può mettere, la passione, e mi è piaciuta. Tra l'altro appunto Cortefranca, che non è assolutamente l'ultima delle arrivate, ha dominato il suo girone, come hai detto già tu, segnando tantissimi gol, oltre i 120, sì. Quindi davvero un attacco stellare, l'abbiamo visto anche in campionato, il pareggio per 3-3 con la Roma Calcio Femminile. Ma torniamo appunto ai due gironi di Coppa Italia, dove ci sono Milan, Inter
e processo il Milan, che è stato sorteggiato nel girone A contro l'Hellas Verona e contro il Cittadella, quindi due trasferte in Veneto per le rossonere, che festeggeranno magari i risultati positivi con un bello spritz, visto il luogo delle partite, mentre invece il girone D, casualità, vede sia l'Inter che la Prosesto, con in mezzo poi il San Marino, che l'anno scorso è retrocesso dalla Serie A e quindi quest'anno appunto ha già vinto la prima partita con la Sassari Torres. Ti chiedo appunto un po' un commento su questo girone. Per il Milan è sicuramente molto abbordabile, voi invece avete l'Inter e appunto il San Marino. Sì, beh, dell'Inter si può dire che sarà sicuramente difficile, ma comunque sia bello poter affrontare una squadra di Serie A, cioè della categoria dell'Inter, che come hai detto tu prima in campionato sta facendo almeno all'inizio una gran bella prestazione, quindi ci sarà da imparare anche da quella partita. E contro il San Marino, comunque sia, dato che ce l'abbiamo anche come squadra in campionato, sarà anche bella da vedere per capire in campionato cosa si può fare e come si può crescere contro questa squadra. Quindi saranno delle sfide impegnative, ma da cui ricavare qualcosa. Assolutamente, perché poi appunto San Marino è tra le grandi favorite della cadetteria. Affrontarlo non sarà facile, però meglio perdere magari in Coppa Italia e studiarlo un po' che in campionato, dove poi i punti pesano un po' di più. Tra l'altro Coppa Italia appunto tra le squadre di Serie A e Serie B, che prenderà il via tra qualche settimana, ha già preso il via la Coppa Italia di Serie C. Ecco, subito vediamo infatti la grafica del girone che ci interessa, il girone 14, hanno diviso un po' le squadre della Serie C per tutta Italia, a noi ci interessa perché c'è il Fiamma Monza e il Real Meda, sempre squadra nei pressi di Monza, che hanno giocato la prima giornata. Fiamma Monza che ha vinto 3-1 contro l'Orobica, che è retrocessa lo scorso anno dalla Serie B, mentre crolla purtroppo in casa il Real Meda per 3-0 contro un Pavia neopromosso invece dall'Eccellenza, che subito si fa sentire pesante e forse vorrà fare intuire qualcosa anche per il corso del campionato. Poi vediamo anche la classifica appunto con Pavia e Fiamma Monza a 3 punti e Orobica Real Meda a 0. Poi la seconda giornata già il prossimo weekend con il Pavia che affronterà il Fiamma Monza, quindi diciamo uno sconto diretto per chi potrebbe passare il girone, mentre invece ci sarà poi il Real Meda ad affrontare l'Orobica. Ma passiamo alla nazionale, abbiamo già citata che la Serie A non giocherà questo weekend proprio perché il 17 e il 21, ecco qua le convocate, le ragazze di Milena Bertolini dovranno giocarsi le qualificazioni al prossimo mondiale del 2023 che si terrà in Australia e Nuova Zelanda. Quindi si parte questa settimana, in porta sono state convocate Baldi, Durante, portiere dell'Inter, e Giuliani, portiere del Milan, quindi c'è Milano tra i pali. In difesa abbiamo Bartoli, la rossonera Bergamaschi, Boattin, Di Guglielmo, Gama, Lenzini, Linari, Salvai, Sofia e Tortelli, assenti Tucceri e Fusetti, che sembrano un po' andare fuori dal giro della nazionale, le due milaniste. A centrocampo invece abbiamo Caruso, Cernoia, Galli, Giuliano e Rosucci, e in attacco davvero tantissime giocatrici a discapito del centrocampo dove sono state convocate solo 5, abbiamo Bonfantini, Bonansea, Cantore, il capitano rossonero Giacinti, Girelli, Lionna, il vice capitano invece nerazzurro Gloria Marinelli, Pirone e Serturini. Queste le convocate di Milena Bertolini, ragazze che appunto ci hanno fatto sognare soprattutto in occasione della Coppa del Mondo del 2019, dove l'Italia ha raggiunto i quarti di finale, dove purtroppo poi è uscita con l'Olanda comunque finalista, e adesso si appresta agli europei del 2022, la prossima estate. Abbiamo letto nomi comunque blasonati. Cioè, tu hai un idolo, magari una giocatrice, un calciatore a cui ti ispiri fin da piccola, o invece al contrario non ne hai? In realtà non ne ho, nel senso che non ho mai avuto idoli, giocatori che mi piacessero, nel senso così tanto da prendere come ispirazione, cioè ovvio tutti sono bravi, però no, la mia filosofia in realtà è cogliere il meglio da chiunque incontri sul campo, se c'è qualcosa che mi piace, non so, anche a livello caratteriale, a livello di gioco, cerco ovviamente di farlo mio in questo senso.
Certamente. Tanto tra l'altro ci è arrivata la notizia di calciomercato che in realtà è uscita già oggi, la diciamo, perché l'Inter ha dato in prestito Fracaros al Cittadella, un'altra ragazza giovane di grande prospettiva. Tra l'altro prima mentre parlavo un po' di ragazze anche nell'Under 23 mi dicevi che le conoscevi praticamente tutte, Zanoli per esempio, quindi facciamo in bocca al lupo anche all'Under 23 che ha avuto un raduno a Coverciano per le ragazze più giovani non convocate da Mina Bertolini. Ti ho chiesto della tua calciatrice o calciatore di ispirazione che abbiamo scoperto non ce l'hai, sta arrivando però il professionismo nel calcio femminile italiano dal prossimo anno almeno per quanto riguarda la Serie A, tu sei molto giovane appunto, sarai una di quelle che potrà magari in futuro usufruirne, come lo vedi e soprattutto appunto se hai un'ambizione a riguardo, se già stai pensando un po' al tuo futuro calcistico. Allora, senz'altro appunto il professionismo è, cioè, è un enorme passo avanti rispetto al presente e al passato, quindi senz'altro sono positiva al riguardo. Riguardo la mia carriera in realtà non mi sono mai spinta a pensare troppo avanti negli anni, ho sempre pensato anno per anno, proprio campionato per campionato, quindi no, non ho un'idea in realtà. Proprio spero di continuare a far bene, perché ovviamente solo facendo bene posso sperare di andare avanti e spero che il professionismo in qualche modo possa aiutare in qualsiasi caso moltissime calciatrici a proseguire proprio nei loro sogni anche riguardo questo. Assolutamente. Tra l'altro adesso hai parlato che tu pensi di anno in anno, io prima mi sono dimenticato di porti una domanda, ovvero gli obiettivi della squadra di questa stagione e anche i tuoi personali, visto che appunto parli di anno in anno, quest'anno? Beh, senz'altro, essendo la Pro Sesto neopromossa appunto in Serie B, uno degli obiettivi è mantenere la categoria, però dimostrare proprio di appartenere a questa categoria, cioè dimostrare di non aver vinto il campionato a caso, ecco. E obiettivo personale, senz'altro crescere e imparare proprio da questo campionato, dalle giocatrici, dall'esperienza di moltissime di loro che sono anche grandi, hanno già avuto esperienze nei campionati di Serie B, Serie C in qualsiasi caso. E questo fondamentalmente, cioè spero di poter crescere, questo è l'obiettivo dell'anno. Assolutamente, prima abbiamo parlato appunto del tuo approdo alla Pro Sesto, avete comunque passato una settimana impegnata nella preparazione atletica. Sì. Uscendo un po' fuori dal campo e andando magari negli spogliatoi, ci vuoi raccontare un aneddoto, magari un episodio che magari ha unito un po' il gruppo anche tra le nuove arrivate e quelle che già c'erano? Sì, la prima settimana di preparazione, quando ovviamente avevamo i doppi tutti i giorni, un giorno, forse il secondo o il terzo, dopo pranzo, le mie compagne di squadra, quelle ovviamente che già facevano parte della Pro Sesto, hanno detto che quelle nuove appunto dovevano cantare una canzone, no, davanti a tutte. E niente, sono rimasta un po' spiazzata, però alla fine è stata una cosa davvero carina comunque. Ho cantato 50 Special, che ritengo sia una canzone un po' attiva e tutto il resto. E niente, mi sono davvero divertita in quel momento, cioè mi sono sentita comunque accolta a casa. Sì, infatti quella canzone è proprio un rito che si vede spesso in molte squadre, ero curioso se anche alla Pro Sesto si portava avanti. A proposito di musica, voi avete magari qualche playlist di squadra prima della partita o invece concentrate sull'obiettivo? Beh, senz'altro, allora, per rispetto secondo me anche nei confronti dell'altra squadra, nei confronti della nostra concentrazione appunto per la partita, durante, prima e dopo la partita non mettiamo la musica. Ce l'abbiamo quando andiamo in palestra, la playlist, e mettiamo le nostre canzoni dopo l'allenamento. C'è anche, comunque sia, è un modo per rilassarsi, per pensare ad altro dopo l'allenamento. Però sì, una playlist diciamo da partita non ce l'abbiamo. Però secondo me è giusto così, cioè la concentrazione è qualcosa di fondamentale. Magno, poi ci sarà il discorso del mister, ci pensa quella a dare più la carica, oltre a insegnarti mille ruoli diversi. Però oltre al campo, usciamo totalmente dal calcio, tu comunque sei una studentessa, sei al quinto anno di liceo, oggi tra l'altro il primo giorno di scuola, com'è andata? Allora, dopo comunque sia 3 mesi di vacanze è difficile rimettersi nei meccanismi della scuola, ovvero dover comunque sia stare per parecchie ore consecutive concentrate ad ascoltare una sola persona che parla,
cioè doversi focalizzare proprio e non pensare ai, appunto ai 3 mesi passati, a divertirsi e tutto il resto. Però, ed è stato proprio per questo stancante in realtà, proprio spossante anche a livello mentale. Però niente, sono felice sinceramente di ritornare anche con i miei compagni di classe ovviamente e tutto il resto, quindi non è poi così difficile se vai a pensare alla lunga, diciamo. Anche perché poi l'anno che è passato, prima ti ho chiesto senza calcio, però anche senza banchi, perché dad, non dad, anche da studentessa oltre che calciatrice, com'è stato vivere poi quest'anno, lo scorso anno più che altro? No, sinceramente è stato difficile, cioè non lo nego, è proprio stato complicato, ripeto, sempre anche a livello psicologico, cioè l'idea comunque sia di stare lontani dai propri compagni, cioè vai a annullare comunque sia una parte di socialità appunto, cioè la conversazione faccia a faccia, cioè ormai le conversazioni che avevamo erano tutte via telefono, messaggi, chiamate, e non è sinceramente la stessa cosa. Poi con il fatto della DAD, secondo me tutta un'altra scuola comunque sia, magari il futuro sarà così, non lo nego, però ovviamente avendo vissuto tutta la vita tra i banchi, cioè tra le mura della scuola, diciamo che è stato complicato dover stare a casa con l'iPad davanti a dover seguire da lì, sicuramente non è proprio la stessa cosa e ripeto, è stato davvero difficile. Assolutamente. Noi adesso siamo in chiusura della prima puntata di Cartellino Rosa Show. Abbiamo parlato di Serie A, Serie B, Coppa Italia di Serie C. Abbiamo anche conosciuto la nostra ospite Susanna Ciocca, giocatrice ancora non definito ruolo bene della Pro Sesto, che appunto inizio partendo da salutare te, quindi grazie mille per essere qui con noi, grazie anche alla Pro Sesto per la disponibilità. Grazie mille a te e al programma. Quindi salutiamo anche tutti gli amici da casa che ci hanno seguito e chi si recupererà poi la puntata. Vi ricordo che noi saremo sempre in diretta il lunedì qui su Milano All News per il mese di settembre dalle 19. Poi più avanti cambieremo orari, ma vi anticiperemo con molto preavviso per farvi sapere quando seguirci. Ringrazio il buon Fabio Ranfi che ci ha comunque ospitati qui nel corso della qua nel suo studio per poter parlare di calcio femminile, per aiutarlo comunque nel nostro piccolo a farlo un po', dargli visibilità, a farlo crescere. Quindi grazie ancora a tutti e vi auguro una buona serata.